Salvini, eroe padano, con una missione precisa: salvare i Marò e sconfiggere i nemici. Armi a disposizione, una quantità illimitata di ruspe e di populismo. Ruspa! 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 Semplice ed efficace, con uno scenario che ricorda le atmosfere della serie Call of Duty, il videogioco con protagonista e leader della Lega Nord che combatte in abito scuro e cravatta verde è diventato popolarissimo prima ancora di uscire. Lo ha inventato Marco Alfieri, 23enne pisano, laureato con il massimo dei voti in informatica. Un nerd con la passione della satira, che ha deciso di prendere in giro gli slogan del Carroccio e quelli del suo leader. Non esiste eccesso di legittima difesa. Se entri in casa mia in piedi, sa che puoi uscirne steso. Sulle note di Vappensiero si sentono i discorsi pronunciati durante la grande manifestazione in Piazza Duomo a Milano. Perché le hanno provate tutte per non far riempire questa piazza. Per recuperare energie, Salvini si deve fermare di fronte alle telecamere, mentre si vedono andare a fuoco i simboli della Lega. E lo dico qua in Piazza Duomo, dove la Madonnina ogni tanto piange. Per passare di livello servono tanti like su Facebook. Salvare i Marò, recita la presentazione, è la nostra priorità. Basta liberarsi dei nemici Zingarello, Terrone e Aziz. Ruspa! 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 L'eurodeputato leghista Gianluca Buonanno è andato su tutte le furie. Vuole querelare e chiedere 500.000 euro di danni d'immagine all'inventore del videogame per incitamento all'odio. Lo stesso Buonanno che pochi mesi fa definiva così i rom. Sono la feccia della società, la feccia della società! Uscirà lo stesso Call of Salvini? Non si sa, ma il nerd con la passione della satira, difendendosi dagli attacchi di Buonanno, ha già citato altri due possibili protagonisti dei suoi videogiochi. Matteo Renzi che lancia 80 euro e Beppe Grillo che combatte i nemici a colpi di stampanti 3D. Se uscisse un videogioco su Renzi, Buonanno rinuncerebbe alla querela e ai 500.000 euro. Guzzo, il suo gioco rischia di incitare all'odio? Certo, mi permetto prima qualche domanda. Come certo? All'inizio della puntata ho sentito il termine negro, parola che sinceramente mi fa ribrezzo e che mai ho utilizzato in questo videogioco. Ma quando mai? Ho un tale rispetto per chiunque che non mi sognerei mai di utilizzare queste parole. Secondo, non si uccide nessuno nel gioco. Nel gioco non è che c'è sangue o altro. E chiaramente non vedo come possa incitare la violenza. No, Guzzo, nel suo gioco c'è la ruspa. Scusi, nel suo gioco c'è la ruspa che viene scagliata contro Zingarello, Terrone e Aziz, che nell'immaginario collettivo è evidentemente l'islamico, certo. No? Su questo. Gli scaglia contro Salvini. Sì, ma è chiaro che è ludico. Sì. Certo, ma è chiaro che è ludica come aspetto, non sto facendo niente che... Cioè, non penso che qualcuno giocando il mio gioco va veramente a lanciare una ruspa a qualcuno, perché sennò... È un po' difficile lanciarla. C'è proprio un problema di fondo. Fuori dal videogioco è un po' difficile. Sì. Sono d'accordo con lei, e anche per questo che il gioco deve far riflettere che è un'esagerazione, qualcosa di palesemente esagerato, goliardico... E comunque, da un lato, come dire, aspetta un attimo, la Mussolini che rimanga lì, tanto è collegato. La Mussolini, vedevo, scuote la testa. Ma l'hai inorridita questo gioco? Scuoto la testa, purtroppo, io purtroppo non ho un ritorno video, quindi purtroppo non lo posso vedere. L'autore, se è lui, perché lo sento un po' confuso. È lui, lo confermiamo, è proprio lui in persona. Gioco. Ma, sì. Non lo so. Comunque, voi stavate ricordando gli episodi di violenza, ricordate a Montecitorio quel matto che poi ha ferito gravemente dei carabinieri, dei poliziotti che stavano là? Quindi assolutamente sì, nel giorno della presentazione del governo Letta. Allo scherzo, alla cosa, alla realtà. Bravissimo. Allora, quello grazie. Che dico, anche quell'autore del gioco che fa tanto il nerd, fa tanto il bravo, il buono... Poi invece sfrutta gli immigrati, gli zingari, perché li mette nel gioco e ha avuto la popolarità, perché se avesse messo un altro personaggio anonimo non si parlava di lui.
Quindi bravo, complimenti, anche lui sfrutta, quindi non è la persona sopra le parti che fa una cosa ludica, assolutamente no. Sempre incitare alla violenza, fai un bel gioco su Renzi e sulla sinistra che sfrutta. Infatti gli chiederemo quale sarà il protagonista del suo prossimo io gioco. Renzi ha scassato un attimo. Castaldini, mi sembra che si perda un po' di vista la realtà, perché l'odio in politica comincia, secondo me, dalle campagne elettorali. Ma scusate, ma vedete le pagine Facebook di chi difende certi temi? È costantemente odio e violenza contro la persona. Altro che Berlusconi, non Berlusconi. Qui oggi siamo di fronte a situazioni di scontro globale, sempre a seconda dei temi che si tratta. Facciamo un esempio rapido, Castaldini. Un esempio rapido. Tutti i giorni, Castaldini. Salvini fa parte di questa categoria. Citiamo il protagonista del videogioco. Guardate, ma io ho persone all'interno della mia bacheca Facebook, anche gente appartenente al partito di Salvini, così, che costantemente, ma anche l'ha detto comunicazione, mi attacca personalmente, sperando che gli immigrati vengano a casa mia. Vabbè, a farmi Facebook e i social network sono disattira. Questo, cioè come andare al mercato, no? Morelli, come andare no, al mercato, sì, allora può capitare qualunque cosa, i social network Morelli. Sono una cosa. Un'altra roba è pensare in un videogioco di mettere della violenza e in questo caso vedremo se c'è o meno per una totale ipocrisia, perché magari si è sbagliato anche l'obiettivo, magari sarebbe stato meglio mettere l'Europa e quant'altro. Arrivo però subito, detto questo, Buzzo, chiariamo chiariamo una cosa, ma con un questo istante. Gioco sì. Lui ci guadagna? Allora, certo, ma certo. Ha fatto una buona pubblicità se ci guadagna. Certo. Guzzo, perché poi una domanda per la Mussolini molto veloce. Ci guadagna o no, Guzzo, con questo gioco? Prego. Mi senti? Vada, okay. Guzzo, tranquillo. Con questo gioco non ci guadagno niente. Numero due, se pensate che gioco possa scaturire la violenza, vi chiedo questo. Pensiamo al risico. È un gioco dove si simula un conflitto mondiale. E non penso che nessuno. Ma anche la battaglia navale. Senti, ragazzo, scusa un attimo, ma non metti un protagonista. Non è che metti un protagonista. Se domani metto Buzzo che tira con la fionda addosso alla gente, è chiaro che c'è un protagonista, no? Non è proprio la stessa cosa. Fino a qua ci capiamo, siamo sulla stessa linea d'onda. Ti sei fatto una grandiosa pubblicità, complimenti, un 23enne che si è appena laureato, è in televisione sulla 7 e allora si sta dedicando alla trasmissione dove c'è una cavolata, che investe le persone. Morelli Alfieri, un istante solo, che voglio sentire l'Angeli, la collega Angeli di Repubblica. Ma hai vestito qualcuno per aver giocato a... Scusi un attimo, arrivo, perché in realtà se noi ci occupiamo di questo, Angeli, anche per un motivo semplice, uno ci ha colpito questo videogame. Secondo, le parole utilizzate del videogioco da Salvini non sono parole inventate. È davvero, forse lo possiamo risentire 30 secondi se la regia ce lo... Ma sono veramente i comizi di Matteo Salvini, quelli messi nel videogame. Sembra un gioco delle parti, come Morelli e la Mussolini non si rendano conto che i loro messaggi politici poi ingenerino comunque la violenza. Sono Federica Angeli di Repubblica, buonasera. Non so se lei finge di non capire o veramente invece capisce cioè, la situazione. In che senso, mi perdoni? No, scusi, i vostri messaggi politici nelle persone, in chi fa il cronista e quindi sta tra la gente, ha questo come effetto, ragazzi? È inutile che ci prendiamo in giro. Le faccio un esempio molto semplice e sinteticamente le rappresento un quadro. Quando ci fu la rivolta delle periferie romane contro l'immigrato che dava fastidio, grazie alle campagne, diciamo, di Salvini e della Lega e di tutta, insomma, la cricca che manda certi messaggi. Angeli, posso ricordare al pubblico della 7 e all'onorevole Mussolini che lei in questo momento è venuta in questi studi con la scorta. Aspetti, Mussolini, questo è un dato importante. Federica Angeli è una cronista di Repubblica minacciata dai clan di Ostia, legati peraltro anche in parte ai Casa Monica, di cui parleremo. E Federica Angeli, per le sue inchieste, è minacciata
dall'odio dei clan. Quindi, giusto per contestualizzare, chi abbiamo qui è arrivata con la scorta in studio, non può girare da sola. Molto prego. Bene, questa è una cosa. No, molto, molto male, bene, troppo. Però voglio dire, quando noi. No, molto grave, sì. Però. Dico, no, molto bene il lavoro che ha fatto la giornalista di denuncia, questo molto bene, però perché non è stato denunciato quando noi presentammo il dossier all'allora Presidente della Repubblica sullo sfruttamento e il business sugli immigrati? Non gliene è importato niente a nessuno. Ognuno deve fare il suo mestiere, anche i giornalisti, quindi... Voglio dire, questo è un grande problema. No, ma il problema è che la giornalista non è che adesso perché arriva con la scorta, perché è minacciata dai clan, io non posso più parlare. No, assolutamente, non dicevamo questo. Dicevamo soltanto di dire perché era finito di parlare su questo. Le dico che comunque i vostri messaggi politici nella gente... Che vostri... Perché 100.000 nasiri è bello, signora, minacciata dai clan. No, no, sto scherzando. Quello si può dire? Assolutamente no.